Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTU Aquesio. Pierluigi Mingarelli, direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno. Settima edizione di Festa di Scienza e Filosofia, presentazioni a Palazzo Donini a Perugia. Ecco, il tema sarà l'innovazione, perché questa scelta e quali sono, ecco, le principali novità di questa edizione 2017? Il tema sarà l'innovazione e il futuro in mezzo a noi. Il perché della scelta deriva dal fatto che di innovazione ne parliamo tutti, in ogni ambiente, ne parlano i decisori, ne parlano le istituzioni, ne parlano le forze sociali. Talvolta rispetto all'innovazione vi sono preoccupazioni che riguardano il futuro del lavoro e per questo è tema centrale. Anche, diciamo, l'emblema, il logo della festa con questa splendida bambina che sorride, cioè sorride non molto, che sta guardando un po' questi fenomeni celesti, descrive appunto il senso, cioè questa innovazione che irrompe fra di noi. E la festa conterrà molte conferenze in cui si parlerà delle innovazioni scientifiche che maggiormente hanno cambiato il nostro modo di vivere e anche di pensare. Accanto a queste tante conferenze di carattere scientifico e filosofico, vi saranno alcune sezioni speciali che metteranno sul campo problemi di oggi, che so, la scoperta del sistema extrasolare e anche questioni che hanno molto influito nelle società europee, come ad esempio la riforma protestante. Si parlerà infatti di Lutero a 500 anni dalle tesi, essendo il 2017 il 500° anniversario delle tesi stesse, dell'affissione delle tesi, con ben 11 relatori. Poi vi è tutto l'ampio settore che noi chiamiamo Experimenta, che è un palazzo storico della città dove ci saranno esperimenti di ogni genere, per ogni fascia di età, da esperimenti di carattere per la costruzione di realtà aumentata, di storytelling, fino a esperimenti nell'ambito di una mostra che il CNR ci ha consentito di esporre, dedicata all'Artico, e poi tante cose che sarà bene vedere direttamente, perché veramente quest'anno il programma è molto ampio. Ci sono ben 108 relatori e 140 conferenze, quindi c'è una possibilità di scelta per tutti, ognuno può costruirsi un suo percorso autonomo scegliendo fra le diverse sezioni e fra diversi argomenti. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTU Aquesio, torna puntuale tra un'ora.